capita spesso di fare uso di linee e non è semplice tracciare le linee con i colori sia a pennello, sia a olio che acrilici, quindi si deve fare uso di una carta particolare, o la prendete nel negozio di belle arti. Io utilizzo quella che utilizzano i carrozzieri, di diverse misure e spessori a secondo quelli che mi necessitano. E nel caso specifico sto utilizzando una carta da un centimetro. La carta, prima di utilizzarla, poggiatela su un muro, su un muro chiaramente che non dovete rovinare il muro, magari delle piastrelle, in modo da sporcare un pochettino la colla di sotto e fare staccarla, riappiccicarla, staccarla, riappiccicarla diverse volte, passare la mano nella colla in modo da ridurre il potere collante della carta, perché sennò se lo mettete su tela non ci sono problemi, ma se lo mettete su carta, nel momento in cui lo tirate, potete tirarvi o il colore di sotto, soprattutto se è un acrilico, o direttamente la carta. E fatto questo, tracciate delle linee con un arrigo, con un passo, con una cosa che vi possa aiutare a tracciarle con l'aiuto della matita, perché tanto poi coprirete. E nel caso dei colori acrilici non ci sono problemi, potete utilizzare la matita anche calcandola abbastanza forte, perché tanto poi viene coperta dai colori. Nel caso dei colori olio invece fate il tratto molto semplice, perché potrebbe vedersi sotto il colore. E una volta messe il nastro adesivo per dare i contorni della linea, non basta semplicemente mettere questo e abbiamo finito, perché nel caso in cui è bianco c'è una procedura. Nel caso in cui già è stato passato il colore e siamo obbligati ad avere un colore a destra e un colore a sinistra, c'è un'altra procedura. Nel caso della tela bianca il procedimento è simile a quello di questa colorata, però bisogna passare il bianco. E nel caso di quella colorata dovete avere le dosi dei colori che state utilizzando. In questo caso questo colore è un colore puro della My Mary, un acrilico proprio puro, quindi non ho bisogno di diluirlo con nessun colore, mentre da questo lato è diluito, quindi dovete avere, perché poi questi colori devono essere ripresi per questo metodo che utilizziamo. Come cioè qual è il metodo? Se io passo in questo momento il colore, anche se ho attaccato e ho passato il dito nei bordi, il colore si infila sotto e si creano queste problematiche, vedete? Delle piccole seghettature che o dovete togliere con un pennellino piccolissimo, ma ci state un'infinità di tempo, o dovete utilizzare questo metodo. Il metodo consiste nel mettere nei bordi, quindi farlo arrivare proprio sotto il bordo, lo stesso colore che c'è nella parte sinistra, in questo caso del foglio, dall'altro lato lo stesso colore che ci andrà dalla parte destra. Fare asciugare, io per velocizzare il lavoro utilizzo un asciugacapelli. Ho notato che non sono solo io che utilizzo un asciugacapelli, ma sono in tantissimi i colleghi che utilizzano un asciugacapelli per asciugare l'acrilico. Fatto questo, si asciuga per bene e dopodiché si passa il colore che dobbiamo dare, 2-3 mani, fino a quando sparisce quello che c'è di sotto, insomma copre il fondo del foglio. Andiamolo a vedere in azione, perché sennò non ci rendiamo bene conto. Da questo lato io avrò una banda gialla, da quest'altro lato è chiaro che questo è il fondo. Quindi la prima cosa che faccio, prendo un giallo e incomincio a passarlo. Thank you.
Saltata la carta e purtroppo qui è qui che c'era un pelo sotto la carta abrasiva e quindi l'ho dovuto togliere. Come vedete, quando si solleva e si ripreme, se non c'è il colore di sotto, il colore sbava. Quindi questa è la prova che sbava il colore. In questi casi, ma questo è un caso particolare, perché come vedete ci sono dei peli, quindi per togliere questo pelo ho dovuto alzare un pochettino la carta. Tranne questi casi che possono succedere, possono capitare, però come vedete la linea poi alla fine è dritta, quindi diciamo avete poco di che andare a fare con il pennellino a mano. Questi si fanno con il pennellino a mano e si vanno a ritoccare a mano, però diciamo che la linea già è tracciata ed è dritta. Può capitare che ci sono dei punti dove il colore non ha coperto bene, per esempio qui c'è un puntino dove il blé non è riuscito ad entrare e qui ci sono dei punti dove invece il blé è entrato dentro. Questo spesso succede perché si dovrebbe utilizzare il nastro pulito, però siccome sono su carta utilizzo un nastro che ha la colla di sotto un pochettino scollata perché ho paura di strappare la carta. Quindi diciamo che nell'acrilico c'è questa piccola problematica. E in ogni caso la cosa è risolvibile perché con un pennello piccolissimo, uno 01 o che so io, sotto lo 0, riusciamo a correggere i minimi errori che ci sono. Diciamo che poi l'effetto finale è questo, sicuramente è di impatto perché le linee, come vedete, sono fatte in modo professionale e anche se c'è qualche proprio quarto, mezzo millimetro di sbavatura, insomma siamo nell'ambito della tolleranza. L'effetto sicuramente è un effetto professionale quando si va a guardare un dipinto di questo genere. Avete capito sicuramente qual è questo fondo, è il fondo di un quadro che è già stato recensito all'interno del canale. E niente, l'unica raccomandazione che vi do è che se avete colori come il giallo che sono poco coprenti, anziché partire dalle linee o dall'esterno verso l'interno, o dall'interno verso l'esterno, partite dalla linea che è meno coprente, in modo tale che se avete un bianco di sotto, con due o tre mani il giallo lo date,
ma se voi dovete coprire con il blu da una parte e con il rosso da una parte, vi garantisco che il giallo e di cadmio come minimo ne dovete dare un 10-12 mano. Se questo al limite è possibile con il phon, con l'asciugacapelli nell'acrilico, diciamo che in un'oretta vi sbrigate, non è la stessa cosa se parliamo di olio, perché dobbiamo aspettare, la procedura è la stessa, però ci sono i tempi di asciugatura che sono molto più molto più lunghi. Quindi per l'olio vi consiglio sempre di iniziare da quello meno coprente. Nell'olio utilizzate un essiccativo per quanto riguarda gli strati inferiori e poi andate a dare l'ultimo strato o gli ultimi due strati con il colore da tubetto o stemperato con il medium che più preferite. Vi consiglio di utilizzare per gli oli il liquin, in quanto al massimo in 36 ore asciuga. Niente, io non ho altro da dirvi, il metodo per l'olio è lo stesso, chiaramente con i tempi di asciugatura del colore che sono totalmente diversi. Alla prossima!